Partita speciale anche per Edoardo Cizza, che oggi tocca le 100 presenze in Serie D proprio qui in casa con il Como, premiato dal direttore sportivo Fabrizio Bianchi con una targa celebrativa. 32esima giornata, al Parisi arriva la corazzata Como lanciata nella corsa verso la Serie C, attualmente secondo a 2 punti dalla Gozzano, dunque a caccia di vittorie in questo finale di stagione per giocarsi la promozione nei professionisti. L'Oltrevoghe viene da 2 pareggi consecutivi con Caratese e Oginatese, ha un obiettivo diverso, quello di uscire dalle secche della bassa classifica. Si parte, direttore di gara il signor Panozzo di Castelfranco Veneto, assistente identico di Bari, Di Lauro di Frattamaggiore. Rimessa per Allodi dalla destra. Arriva in anticipo Adubati, poi Gabrielloni a girare, ancora Gabrielloni, Fusi raccoglie Gentile il tunnel per l'inserimento ancora di Fusi che prova il destro, alto, tentativo di Fusi al sesto. Gabrielloni qui, fallo di Duca. Punizione per il Como della destra, Molino. Palla morbida dentro. E arriva il fischio di chiusura del primo tempo tra Oltrevoghe e Como. Finisce 0-0 la prima parte di questo match. Si riparte dunque, secondi 45 minuti di Oltrevoghe e Como. 0-0 la prima frazione di gioco. Oltrevoghe attento e molto determinato a chiudere tutti gli spazi, a compattarsi. Corner per Molino questa volta. Pallone dentro, attenzione, il colpo di testa, non è riuscito a impattarla in modo perfetto. Ancora corner per il Como. C'è spazio qui su Maione a sinistra che ha accompagnato. Cerca il lancio Duca proprio per Maione, il controllo. Prova ad andare via, messo giù, calcio di punizione, arriva anche il giallo per Adobati. Bettoni, Duca, Bettoni, c'è anche Di Placido. Sì. Al decimo parte Duca sulla barriera, ancora Duca, ci riprova, alto. Ancora Como dalla destra con Adobati, poi Molino dentro, attenzione Gentile, palla che filtra, Fusi va giù, ammonito per simulazione, ammonito per simulazione Fusi al 12esimo. Sì, Gentile, contatto tra Fusi e Di Placido, l'arbitro ha visto la simulazione. Chiude Duca, molto utile Duca. In verticale la palla è buona per Cominetti dalla sinistra. Tende l'arrivo di Bondi centralmente. Va l'uno contro uno, prova la conclusione sul primo palo. Kucic si distende e devia. Un calcio d'angolo, prima conclusione verso la porta dell'Oltrepavoghera al 19. Riparte l'Oltrepavoghera. Monopoli dentro per Bondi, regolare, attenzione Bondi, c'è dentro Cominetti, sbaglia Bondi, occasione d'oro in contropiede per l'Oltrepavoghera al 29esimo. Gentile, versone ribattuto, bravo Bettoni, palla persa, attenzione Gentile, sinistro, intervento decisivo di Cizza sul sinistro di Gentile. Cominetti, avanza lui, trova Duca, Coccu ancora per Duca, Duca punta dentro l'area, va giù. 50esimo scaduto ora, finisce qui, finisce 0-0 tra Oltrepavoghera e Como al Parisi.